Ciao a tutti e bentornati su Dead Rising 2. Io sono Ari e qui con me c'è Frank West. Torniamo alla nostra missione. Spero che ci sia un po' meno lag dell'ultima volta. Ho cercato di apportare un po' di modifiche. Dovrebbe andare meglio. Ma cominciamo a spazzare via subito un po' di zombie. E ovviamente mi sono dimenticato di far partire il cronometro. Yeah. Oddio. Una candela romana. Candela romana. Questo posto è la prima volta che lo giro, quindi non ho idea di cosa ci sia dentro. No, si è staccata la candela romana. Peccato. Messo, dove devo andare? Quelle cose credo che mi faranno laggare un bel po'. Già, già. Via! Fuori! Anche tu! Idem! Di qui, corri, corri! Ah, i guanti di Wolverine. Me li ero dimenticati. Vai, guanto, vai! Forza! Sì! Li adoro questi guanti. Sono l'arma definitiva di questo gioco. Una sala manutenzione. Permesso. Chiuditi, chiuditi. Scusate se vi ho sbattuto fuori. Vediamo, abbiamo dinamite. Dinamite. E una batteria? Boh, proviamo. Magari funziona. No, direi di no. Proviamo a prendere quel tubo di fe... Un rastrello. No, non credo che serva a qualcosa. Avevo visto un tubo di piombo. Fatemi passare. Eccolo qua. Un tubo di piombo. Via. Dai, vediamo un po'. No, niente. E allora? Lancio lungo! Oddio, via, 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 via! Non mi esplode addosso. Aia! Oddio, quanti zombie ho fatto fuori con un colpo solo. Andiamo verso la missione, che sono due puntate che... non volevo dirlo, ma sì, vado in giro a non fare niente. Però fa niente. Cioè, io mi diverto. Spero anche voi. Distributore automatico di cosa? Wow! Baseball! Pronti? Fuoco! Fuoco! No, l'ho mancata. Fuoco! Presa. Qui cosa c'è? Cosa diavolo sono? Distributore di... Che diavolo? Gli ha messo una bocca! Una mano in bocca! Che schifo! Ah, giusto, dovevamo andare dal tipo ricciolino che abbiamo visto. Direi che prima prendiamo un po' di cibo. Cos'è? Completo spaziale. No, ok, così faccio vomitare. Faccio veramente vomitare. Ridammi il mio... Eccolo qui. Sempre il solito completo spaziale. Stivali spaziali. Oh yeah, questi li tengo. Si sta per rompere. Purtroppo si sta per rompere. Vediamo un po'. Prendi uno di questi. No, non voglio gli stivali spaziali. Vabbè, fa niente. Una cosa che ho sempre voluto fare. No, non questo. Oggi non me ne va bene una. Voglio una tastiera. Ho sempre voluto spaccare la tastiera in testa a qualcuno. Oh yeah! Menare con una tastiera. Anche se avendo un portatile non posso menare la gente col portatile. Perché altrimenti lo rompo. Però con le tastiere si può. Oh sì. Beccati una tastiera in testa. Vediamo di qua devo andare. Chissà come mai il segnale si muove da solo. Oh sì! Combattete se ne avete il coraggio. Devo andare nel bagno. Uomini o donne, uomini o donne, uomini o donne. Beh, la freccia indica uomini, quindi andiamo in quello dei uomini. Una scopa. Ottimo. Sempre avere tutte le armi possibili in mano, soprattutto il succo d'arancia. Ma no, ma dai, ti sporchi gli stivali. Già, saremmo tutti zombie. E come doveva andare? Now
Ah, i pazzoidi in Dead Rising non finiscono mai. Già, c'hai ragione. Anch'io dico sempre certe cose. Che causa? Ma come fai a salvare gli zombie? Cioè, sono zombie. Ecco, dovete spiegarmi una cosa. Perché si dice che gli zombie mangiano i cervelli? Cioè, qui io non ne ho ancora visto uno che mangia i cervelli. Vabbè. C'è una tipa lì dietro. Ah, è quella che abbiamo visto che trascinava. È un armadio sta tipa. Perché non l'ha menato? Cioè, questo è un pazzoide magrolino. E uno si chiede come ha fatto a chiuderlo dentro. E poi lo zombie non vuole, tipo. L'ha richiuso dentro. Che è un grande. Frank, sei un grande. Non bisogna fare niente. No! Ma dai, ma con una scheggia di vetro, ma. Che gente! Ti combatterò con la mia mazza chiodata! Ah, muori Brandon! Muori, muori! Aia, questo ha fatto male! Mi serve il succo! Succo, succo! Bevi un po' di succo! Forza Brandon! Vieni qui! Forza! Dove è andato? Mi spara dietro uno zombie! Ma vai via! Brandon, ti servirà, aia, molto più di quello per farmi fuori! Perché io ho i guanti. I guanti di Wolverine. Che si stanno per rompere, però. Si stanno per rompere da una vita. Wow. Vodka, grande. Questa sì che rimette un bel po' di vita. Ah sì, Brandon? Vuoi combattermi? Io mi bevo un po' di vodka. Vai Frank, scolala che fa bene. Brucia un po' però fa sempre bene. Dai, dove sei? Wow, no, ci ho provato. Vabbè. L'accetta va bene uguale. Muori Brandon. Ucciso. Ah no, non sta laggando. È proprio fatto così al rallentatore. Vuoi mettere i miei guanti di Wolverine contro la tua scheggia di vetro? È andato dove c'è lo zombie! È un idiota! È un fottuto idiota! È un fottuto idiota sto ragazzo. Già, sei fottuto. Mi sa che diventerai uno zombie. No, lo Zombrex è mio. A proposito, devo trovare assolutamente dello Zombrex. Altrimenti sono abbastanza fottuto. No. Suicida. Già. Ma non volevi salvare gli zombie? I sogni dei giovani d'oggi. Perché sta correndo in giro da solo? Scheda combo. Soffia gemme. Gemme più soffia foglie. Beh, questo era abbastanza ovvio. Caso 3 di 1. Faccia a faccia con Cure. Sì, voglio salvare, grazie. Quanti diavolo di soldi ho? 149.000 dollari? Beh, non sono pochi. Ecco, ora si mette. Perché? C'è il salvataggio in ogni urinatorio. Ok, perfetto, si è rimesso a posto. Ha smesso di correre in giro a caso. Eliminiamo un po' di zombie. È caduto da solo. Non gli ho fatto niente, giuro. Un cartello di Cure. Soldi. Valigetta per il denaro. Lancio! Dammi i soldi. 25.000, ah, sono i soldi che gli aveva dato il tizio. Bidone, lancio! Dammi del cibo. Ottimo. Vodka. Chi è che butta via una bottiglia di vodka? Piena, tra l'altro. Cioè, fosse vuota. Ancora ci sta. Oh sì, vi abbatterò con la vostra stessa moneta. Vai, cartello di Cure. Vai! Dove devo andare? Di là! Ah!
Ah, momento di rallentamento. È colpa di questa giostra. Dove devo andare? Evitare gli zombie. Si è già rotto sto cartello, fa schifo. Lancio l'unco! Boom! Sta cosa io la odio. Non so neanche perché me la son presa. Oh mio Dio! Un mitragliatore giocattolo! Lo voglio! Datemi un mitragliatore giocattolo! Tum, tum. Tum, tum, tum. Ah, morirete! Il mitragliatore giocattolo vi farà fuori. Fuoco, fuoco, fuoco! Fuoco casuale, fuoco casuale! Oh no, si è rotto. È totalmente inutile. Però è strafigo, veramente. Zucchero filato. Cos'è? Un tomahawk! Che diavolo! Un distributore di tomahawk! Proprio per tutti i bambini, quando vanno in queste zone. Certo, io sono sempre tornavo a casa con un tomahawk. Distributore automatico di cosa? Una navicella. Miau! Non esplode, fa schifo. Di là. Vediamo allora i tizi. Qui c'è tipo una giostra che... Ah, tomahawk! Siamo già a 700 zombie, eh? Non sono pochi. Cosa vende questo tipo? Che diavolo. Statuette degli zombie! Hanno fatto le statuette degli zombie! Le voglio anch'io! Guardatele che fighe! Già. La prima fiera degli zombie che trovo la comprerò sicuramente. Vita, siamo pieni. Ah, ok. A chi ha soldi da bruciare succedono belle cose. Beh, chi ha soldi da bruciare direi che è straricco. Perciò, perché dovrebbero succedergli belle cose? I manichini possono essere pericolosi quasi quanto gli zombie. Questo non ha un minimo di senso. Ma come anche più o meno ogni cosa che c'è scritta lì. Oddio no, questo è il punto stracolmo di zombie. Già, me lo ricordo. Attacco incrementato a 2. Bella! Dove devo andare? Di là. Ottimo. Proprio dall'altra parte rispetto a dove è stracolmo di zombie. Navicella. Oh! No! Oh! No! Oh no, questo è quello che volevo evitare! Perché? Volevo evitarlo! Oh mio Dio! Hey! You get the hell away from my bike! Aspetta! Questo tizio assomiglia a quello di Dead Rising 2. Ah, a proposito, questo è Dead Rising 2 Off the Records. Mi sono dimenticato di dirlo, non l'ho scritto nel titolo. Però vabbè. E c'ha una bambina. Bambina paralitica sulla schiena. No, non è una bambina paralitica, credo sia una Bumble. Sì. Ah, bene. Ok, tizio, tu sei fuori di testa. Io te lo dico. Che diavolo sta facendo? Perché sta accarezzando uno zombie? Ok, tizio, tu sei fuori di... Gli ha staccato la testa! Ma questo è fuori di testa. Che gente. Come ho detto prima, Dead Rising 2 è pieno di fuori di testa. Non hai nessuna figlia, è una bambola. Ha bevuto troppo. Ma prendi la moto. Chi se ne frega di sto tizio. Tanto non gli serve. Diventerebbe uno zombie come Frank. A proposito, dobbiamo trovare dello Zombrex. Io eviterei sinceramente. Non perché gli ha toccato una gamba. No. Già. Merda veramente. Non voglio fare del male, è una bambola.
È una bambola. Non te la prendere per così poco. Ma stai tranquillo, non ti voglio far del male. Oddio, no. Corri. Oddio, corri. Ti è zombie. Piglia questo. Aia. Aia. Quelle lame tagliano troppo. Bella, qui dentro non può entrare. Almeno non finché chiudo la porta. Adesso vedi che me lo ritrovo dentro. Freccette. Freccette dinamitate. Freccette dinamitate. Dov'è? Qua l'ho vista. Dai, combinale. Le ha combinate? Oddio, bomba adesiva. Bomba adesiva equivale a dov'è il tipo con la moto. Tanto noi ci dirigiamo. Dove diavolo? Ah! Vabbè però, Sticky bomb! Ma no, ma come diavolo li tira? Vai che sei incastrato. Bene. No, la vodka! Volevo usare qualcosa di più potente. Mazzaferrato. No, si è liberato. Resta incastrato lì. Oh! Wow! No, mi taglia lo stesso. Wow! Vabbè però, No, io me ne vado da qua. Già, decisamente me ne vado, perché credo che mi farà fuori. Come si rotola? Ecco, così. Rotola! Rotola! Rotola per la tua vita. Un'aiuola. 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 Tanto che quel tipo beve, io me la salto qua dentro. Oddio no, ho sprecato la vodka. Sono un idiota. Una mina di... Che diavolo ci fa una Claymore? No, perché l'ho attaccata sullo zombie? Vabbè. Uno zombie Claymore. Non è un problema. Salta. Devo andare là a Royal Flash Plaza. Ah giusto, posso farle esplodere. Questa sarebbe stata utile, però purtroppo l'ho sprecata. Succede. Oddio, quanti zombie. Sta arrivando. Via! Vabbè però. Un cuore. Un cuore equivale a... Se mi becca uno zombie sono fottuto. E qui è pieno. Vai, Royal! Sì! Salvo! Salvo! Direi che il tipo con la moto lo abbandoniamo lì finché non avremo almeno un paio di armi da fuoco, tipo per mitragliarlo. Altrimenti siamo fregati. Ok, cibo. Ah, gli zombie c'hanno ancora la congiuntivite. Vabbè, fa niente. Ognuno c'ha i suoi problemi. No, ma brutti figli di congiuntivite, cosa stanno facendo? No, lasciatemi andare, no. Ma no, il mio pigiama rosso. Ma che diavolo stava mangiando quel tizio? Che gente. Già. Dico sempre, i zombie sono anche maniaci sessuali. Ho ancora un cuoricino. Mi serve assolutamente questo! Date via! Oddio, un hamburger marcio! Me lo mangio lo stesso! Ma porca puzzola! È una rottura di scatole quando bisogna fare così. All'inizio non morivo mai, adesso sta cominciando... Dove vivono gli uomini talpa? Gli uomini talpa vivono nel mondo dei Simpson, però ce n'è solo uno. L'uomo talpa, quello che viene ucciso 8 milioni di volte in ogni puntata. Dai. Dammi uno snack. Mangialo snack. Mangialo. Oh yeah. Fuck you. Oh yeah. Snack. Un altro. Bella. Fortuna che gli zombie si sono rincitrulliti in un paio di caricamenti. Via. Anche voi. Tu pure. Un altro snack. Sta arrivando uno zombie ad alta velocità. Non si sorpassa sulla corsia di destra. Via! Corri! Oddio, la Porsche. È una Porsche, già. La vedete anche voi? È una Porsche. Voglio andare a vedere cosa c'è qua sopra, che non l'ho esplorato mica tutto.
Tanto alla faccia di Cure c'è un bel pezzo ancora di tempo. Oh sì, schiacciamoli tutti! Via, stupidi zombie! Oh sì, che bello! Con i miei nuovi stivaloni alla moda. Devo trovare assolutamente dello zombies. Non che mi serva adesso, però mi servirà più avanti. Ed è sempre meglio avercelo a portata di mano. Perché devono esserci sempre questi tipi? Gemme! Gemme equivale a forse spada laser. Dipende da quante torce riesco a trovare. Oh sì, mi hai mancato! E mi è rimasto solo un tomahawk. Quindi mi devo rifornire di armi appena ho eliminato sto tizio. Eliminato un tomahawk. Un piede di porco, delle gemme che useremo per fare il soffiagemme e la spada laser. Altoparlante, gemme non servono a niente in mano. Vediamo cosa c'è. Un registratore di cazzo. Oh sì, morirete tutti. Cos'altro c'è in questo posto? Oltre che una birra e del vino. Che diavolo ci fa una birra e del vino in una gioielleria? Ah beh, ci sono cose che non vanno chieste. Credo che una sia quella, sia una di quelle. Cos'è? Custom weapon. Ah, apriti. Go to Mo's Imagination. Ah, sì, è vero che c'era quel negozio, tipo. Perfetto, sono stracircondato di zombie, ho solo un tomahawk in mano e credo che li farò fuori tutti. Una profumeria. Uno zombie con una borsetta. Ora uno zombie senza braccio. E senza borsetta. Ah sì, qui c'ero già entrato. Soldi. Ottimo. Una bottiglia di shampoo gigante. No, una boccetta di profumo. Oddio, per chi è questa? Per Hulk. Boccetta per Hulk. Uah. È bello che c'era veramente del profumo dentro. Qua dentro cosa c'è? Padelle! E piatti? Oh sì! Ora mi metto a lanciare i piatti. Wow! Wow! Morirete tutti! Lancio dei piatti assassini! Non ne rimangono molti, ma vi terrò a bada con i miei piatti. E una padella che avevo visto tipo qua. Boom! Sentite che bel suono. Boom. Vediamo cos'è che si sta rompendo il tomahawk. Una lampada. Però preferisco usare il tomahawk. Ma dai, c'è un coltello da chef. Tomahawk, l'ho lasciato giù. Bene, lampada. Vai, lampada. Ok, la lampada fa schifo. Coltello da chef, no, però. Guardate, c'è lo chef Tony. Anche questa è pubblicità. Praticamente in ogni puntata faccio una pubblicità. Non di proposito, però mi vengono in mente. Quindi le dico. Un altro coltello da chef. Chef. Ah, vediamo un po'. Qui c'è tipo. Che diavolo è sto posto? Una stampante. Della Canon. Un'altra pubblicità. Devo piantarla di dire marche di cose. Una panna al caffè. Uno zombie che va in giro per i cavoli suoi. E un coso tipo dove ci sono i romani. Dimmi che c'è qualche vestito bello. Completo a quadri. Ok, così sembri veramente uno schifo assurdo. Parla quello che. Un macete! Un macete. Vediamo che altri vestiti ci sono qua dentro. Qualcosa di più bello. Scarpe per vestito nero? Sinceramente no. Posa indumento. Oh, che bello. Così sì che sto bene. Una gruccia, gruccia. Gruccia, gruccia, gruccia. Questo assolutamente va tirato addosso a qualcuno. Un busto da centurione. Ah, ah, ah. Morirete! Per colpa del busto da centurione. Macete. Oddio, questo che diavolo ci fa qua? Ma vuoi morire? Che diavolo è? Resistente ai tagli? Di solito i saccheggiatori vanno in giro in 3 o 4. Ne vedo solo uno. Cioè, solo due ne ho visti. Ah, lag. Dove devo andare? Giù di là. Bene, direi che scendo adesso. Ho fatto tutto il giro in tondo.
Sono un genio, faccio i giri in tondo. Sì, è proprio fatto un giro in tondo. Qui ci sono le scale dove sono passato prima. Scusate. Ma vi togliete da dietro? Cioè, non è bello essere seguiti. Via! Anche tu. Voi tutti con la congiuntivite, che non so se è una malattia che tipo si può attaccare. Discesa veloce, sì! No, non è tanto veloce. Mi sa che ho sbagliato. Ah no, era quella giusta. Però non era tanto veloce. Un dado rosso gigante. Dei poliziotti. Poliziotti uguali pistole. No, questo c'aveva quel coso inutile. Anche questo. Aia, si è rotto. Mi è rimasto solo un coltello. Non dico di chi. Per evitare di fare pubblicità. Anche se è un po' troppo tardi. Hop. Aia, aia, lasciami. Vai via. Per quello che non li voglio dietro. Perché poi mi attaccano. Cioè, se mi seguissero senza dire niente, tipo come stanno facendo. Aia, questo no. Via. Oddio, ci manca proprio questo. Mi stanno circondando. Ah, rotola. La cosa più brutta è essere circondati dagli zombie. Ah, rotola. Che diavolo sta fa... Perché è così chinato su se stesso? Sembra sofferente. Prendiamo i guantoni da box. Oh yeah. Peccato che non si può usare quello. Dai, fatti sotto, zombie. Zombie. Diretto, diretto, diretto. Vai. Combinazione, combo. Gancio sinistro, destro. Montante. Coltello da chef. Di nessuno, così almeno siamo a posto. Oh sì, mi farò una spada laser. C'ho le gemme e qua dentro c'è una torcia. Apri. E chiudi. Bella, sono riuscito a chiudere velocemente. Ragazzi, direi che anche per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Bye bye.